Bentornati sul mio canale, buona domenica. Oggi parliamo di struccanti e di detersione. Vi sto facendo vedere, quindi vi farò vedere tutto ciò che ho utilizzato negli ultimi 2 mesi più o meno. Qualcosa invece avete visto già nei terminati, quindi ovviamente alcuni prodotti li ho finiti, ma sto un po' continuando a utilizzare tutti questi prodotti, come sempre, alternandoli. Faremo insieme anche una mousse. Ho portato qui tutto l'occorrente perché so che molte di voi mi dicono: ma come fai? A me non riesce. Niente, la faremo insieme. Questi sono totalmente vuoti. Vi farò vedere tutto. Intanto, prima di partire, vi ricordo di iscrivervi al mio canale. Quindi vi ringrazio. Innanzitutto ringrazio tutti i nuovi iscritti. Ringrazio comunque voi per l'affetto perché siete incredibili. Sono davvero molto fortunata, ho i follower, insomma gli iscritti, chiamiamoli un po' come vogliamo, insomma i followers non piace tanto, comunque vabbè, gli iscritti più affettuosi, più carini, insomma va bene, insomma mi commuovete, ecco. Allora, da dove parto? Così inizio. Allora, io inizio sempre dallo struccante occhi bifasico. Voi lo sapete, io sono fatta così, non esiste altro. Primo passaggio faccio sempre quello, quindi struccante occhi del momento. Avete visto forse sì nel video determinati quello che ho terminato precedentemente. Adesso ho in utilizzo questo. Devo dire che lo sto finendo con molta velocità. Forse ne metto un po' di più, ma può essere. Comunque va bene, sono circa già a metà. Ora non mi ricordo esattamente il giorno in cui l'ho iniziato, comunque mi sembra che mi sta durando poco, ma vabbè, comunque questo l'ho preso da Sephora l'ultima volta che sono andata, costa sui mi sembra 23, mi piace, lo trovo efficace, lo trovo molto efficace, ma un po' come vabbè, quello nuovo di Sephora mi aveva leggermente deluso perché hanno cambiato la formulazione, però è sempre comunque uno struccante bifasico valido. Lo trovo efficace come quello di, cioè questo vabbè, forse ha una marcia in più, però abbastanza simile a quello di Rocher che io amo tanto. Più o meno sono questi, diciamo, i bifasici che mi vengono in mente utilizzando questo. Non è la prima volta che lo utilizzo, forse la seconda o la terza che lo acquisto. Beh, mi piace, decisamente ottimo, strucca proprio bene. Poi dipende, insomma, ovviamente quando sono truccata, sto parlando della sera, eh. Comunque, insomma, più o meno faccio queste cose. Poi passo a o l'acqua micellare, anche lì dipende. Comunque, cosa ho in utilizzo? Questa che è di quella di Garnier, quella lattiginosa che a me piace. So che alcune non si sono trovate perché ha una consistenza un po' particolare, è vero, quello sì. Però io l'apprezzo molto sulla mia pelle secca e anche un po' sensibile e mi piace, insomma, quindi senza risciacquo, ovviamente lo sappiamo di no, viso, occhi e labbra, viso e labbra per quanto mi riguarda e mi trovo bene, l'ho già comprato, non so quante, ne ho già utilizzate e sto anche utilizzando questa sempre di Clarins. Non mi ricordo se me l'aveva regalato mio marito. Sì, me l'aveva regalata mio marito. Anche questo è particolare come prodotto, non ne sento parlare da nessuno. Si chiama The Macian Tonic Express. Quindi è una sorta di acqua micellare bifasica, un po' come quella di Garnier all'argan e al fiordaliso, meravigliosa, che dona éclat, quindi luminosità, all'arancia. Beh, come vedete, questa me la ricordo che me l'aveva comprata in montagna, ora che ci penso. Mi piace tanto e quindi li alterno un po' uno, un po' l'altro. Questo mi dispiace poi terminarlo perché insomma, però vabbè, insomma, comunque mi piace molto, lo trovo efficace, non è particolarmente unto sulla pelle, benché sia bifasico, poi tanto vado ad utilizzare il detergente. Quindi, ok, questa è, ad esempio, potrebbe essere un, no? Come posso dire, un passaggio. Oppure, in genere faccio così e poi vado ad applicare il latte detergente. Anche lì poi dipende, sapete che faccio cose diverse perché io poi mi annoio. Comunque, latte detergente sto utilizzando questo che ne ho già utilizzati altri, non è il primo che utilizzo di Lab Care, è un meraviglioso latte detergente. Qua dice latte tonico, no, il tonico non si salta mai come passaggio, comunque per il viso è molto delicato, mi piace la consistenza.
Bello, 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 un bel latte detergente con una bella consistenza, come piace a me. Quindi non è troppo fluido, troppo liquido, comunque bello. Lo massaggio, proprio un bel massaggio. Potrebbe essere questo, ma potrebbe essere anche un altro prodotto. Faccio un bel massaggio che penetri proprio nella pelle, perché poi sapete che io li faccio, le mie skincare durano. O se ho poco tempo, le faccio veloci, oppure se ho più tempo, invece le faccio durare più a lungo a beneficio della pelle. E poi lo posso alternare a un altro prodotto che amo molto, che non è la prima volta che utilizzo e che ho acquistato, è questo di BioFitoRelax Lactive Age Goji per le pelli mature. Che cos'è? Questo è un latte olio detergente visocchi con omega 3 e omega 6. È fondamentalmente un latte, proprio olio no. Non ho mai visto niente di, cioè non è un olio. Un po' se lo emulsionate con l'acqua, ma non è che diventi veramente un olio. Ecco, è un bellissimo latte. Ora vi faccio un po' vedere così le consistenze. Poi spero di farvi vedere magari una bella routine in azione, che so che l'apprezzate. Anche questo lo vado, magari sapete cosa faccio a volte? Se magari sto per terminare un prodotto e quindi voglio fare presto a terminarlo perché comunque magari è aperto già da un po', ne metto un po' di questo, un po' di questo, massaggio bene magari anche il collo, che a volte del collo ci dimentichiamo, e vado poi a, vabbè, lascio un po' agire e poi tolgo tutto. Sto tra l'altro utilizzando queste meraviglie di dischetti che ho comprato da una ragazza su Instagram che si chiama Verde Bosco. Vabbè, lei si chiama in un altro modo, ma non me lo ricordo, chiedo scusa. Comunque, Verde Bosco, vi lascio il link qua sotto perché li ho già lavati, non tutti ovviamente, quelli che ho utilizzato. Ad esempio, questo sì, l'ho utilizzato, l'ho già lavato e no, scusate, questo, scusate, questo. E rimane sempre bello morbido, uguale, proprio mi piacciono tanto. Allora, potete scegliere la colorazione, potete scegliere eventualmente anche la fascia, insomma, guardate su Instagram perché è veramente bravissima, ma fa di tutto, non fa solo queste cose. Io ho scelto questi 5 che poi sono 3 di questo colore uguale al portadischetti, carinissimi, e poi ve ne mette magari 2 che si possono abbinare. Guardate che belli questi, sono veramente stupendi. No, allora non sono troppo né troppo grandi come ad esempio quelli che mi piacciono, per carità, quelli di Sien, quelli grandi sono belli morbidi, cioè morbidissimi, e io li utilizzo sull'occhio, sul viso, e ve li volevo consigliare. Io assolutamente non ci guadagno nulla, costano 5 dischetti fatti così benissimo, cioè delicati, con la sua custodia, costano, mi sembra 10, sì, no, 10. Io ne ho prese due perché ho detto ne voglio prendere due. Li ho presi verdini per abbinarsi si abbinano, diciamo, al bagno. Poi ho preso questa, guardate che belli che sono stupendi e veramente morbidi, morbidissimi, troppo belli. Io veramente ve li consiglio. E poi ci sono altre due varianti stupendi. Dopo cosa facciamo? Passiamo a un bel detergente. Allora, prima però ho ancora da mostrarvi altri prodotti che mi piace proprio coccolare la pelle, soprattutto quando c'è stato freddo, l'inverno, ma ancora adesso non è che si è arrivata la primavera. Allora, devo dire la verità che questo ve l'ho portato, ma l'ho utilizzato pochissimo, di Elemis, scusate, sì, si vede, sì, Elemis, il Pro Collagen Cleansing Balm, è quello piccolino, ma ne basta pochissimo. Io l'ho utilizzato davvero poco e mi piace tantissimo, però siccome ho anche altri prodotti che sto utilizzando, questo devo dire che l'ho un po' lasciato da parte, ma questo comunque ve lo segnalo perché è fantastico. Dei prodotti coccola, proprio che sono una vera coccola per la pelle, sono, ora ve li dico. Allora, questo di Bioficina Toscana, che meraviglia! Questo è l'oleo gel struccante, ve lo faccio vedere da vicino, ed è un gel bello denso che poi quando lo passate e poi si emulsiona con l'acqua, si diventa un po' oleoso.
ma non troppo. Anti-pollution, questa è una linea comunque bioficina, sapete che mi piace tantissimo. È proprio un bellissimo prodotto che sto piano piano consumando e tra poco sarà finito. Ovviamente parliamo di un prodotto biocertificato e che comunque non ha un costo esagerato. Un altro prodotto similare è questo di Buckle. Buckle è una realtà tutta italiana, fantastica, che io conosco da tanti anni, come vi dico sempre, di Udine. Sì, giusto, sì, di Udine. È un'azienda italiana, benché il nome magari faccia pensare a qualcosa di straniero, di estero. E questo tra l'altro è cruelty free, non testato su animali, ha il 100% di ingredienti attivi, insomma fa dei prodotti meravigliosi Buckle. Questo si chiama Pure Act Oil e somiglia un po' a quello che vi ho fatto vedere di Bioficina Toscana, più o meno una cosa del genere. È un olio struccante in gel, makeup remover oil, quindi non è un vero e proprio olio, come lo intendiamo noi. E c'è scritto per viso, occhi, labbra, collo e décolleté, insomma, un po' tutto ovviamente. Bellissimo il pack, l'erogatore, prodotti meravigliosi. Vedete, è proprio un olio gel, come l'ha definito molto bene Bioficina Toscana, un olio gel, veramente prodotti ottimi. Tra l'altro questo ce l'ho già da un po', mi sa dall'anno scorso, sì, assolutamente sì, ma ne basta pochissimo, veramente poco, e quindi questo boh, mi durerà all'infinito. Invece questo ce l'ho da meno tempo, ma non è che ne utilizzo di più, però non lo so, non, neanche che è diverso, provo. Comunque l'ho utilizzato di più fondamentalmente così. E questo è proprio una coccola per la sera, vedete, poi è un, sì, è un piccolo, un po' gel che poi diventa olio e si rimuove tutto poi con, appunto, come vi ho fatto vedere, anche con queste. Oppure proprio con quelle più grandi che ho già utilizzato in passato. Poi altri prodotti assolutamente da citarvi in questo video. Terminato l'olio, l'avete visto nei terminati, quello di Sobioetic, che mi è piaciuto tantissimo, un bellissimo olio struccante, meraviglioso, che mi è durato talmente tanto che ve lo consiglio, costa davvero poco tra l'altro. E adesso l'ho sostituito con questo, un olio leggero. E voi direte, come fa a essere leggero un olio? Ebbene, è così. Questo di natura siberica, stavo dicendo natura equa, perché vabbè, da poco ho visto tra l'altro il titolare di natura equa. Natura siberica, si chiama Deep Cleansing Hyaluronic Oil, quindi olio all'acido ialuronico, anti-aging, eccetera, eccetera, bio, EcoCert, insomma. Questo, non mi ricordo dove l'avevo preso, forse in una campagna di Privaglia. Tra l'altro ho fatto un altro ordine adesso su Privalia o quell'altro, com'è che si chiama quell'altro? Vipe, boh, non so pronunciarlo. Vabbè, insomma, ci siamo capite. Allora, lo stavo guardando perché non l'ho mai visto. Non l'ho mai visto. È giallino, arancino, non so, ha un colore. Comunque è leggerissimo, quindi è un olio piacevole. Ora mi sto sporcando tutta. Comunque, lo fate fuoriuscire di qua e. Bello, anche questo lo stendo, lo massaggio molto bene sulla pelle. Ora vi starete pensando, ma quanti passaggi fai? Ora non è che li devo fare tutti, in effetti non li faccio tutti. A volte salto lo step dell'acqua micellare, passo al latte detergente, l'olio. Dipende, ecco, però ve li ho portati tutti per farvi un po' vedere, a parte che li conoscete, nel senso che penso di avervene già un pochino parlato, e sono ottimi. Poi un'altra chicca, questa mi sembra regalata mio marito, anche questa di Lancôme. Questa forse l'avevamo presa da Pinalli quando eravamo andati a Chiavari. E questa di Lancôme è una, si chiama Miel and Mousse, lo vedete anche da voi. Ora ho tutte le mani, voi non avete idea, tutte un po' così. Va bene. Miel and Mousse non è una mousse, cioè non è che voi premete e fuori esce una mousse come la intendiamo noi, no. È un po' sempre la solita cosa, diciamo, un gel detergente oleoso, ecco, un meraviglioso. Questo proprio di questo sono follemente innamorata, anche di questo ne basta pochissimo. Considerate che ce l'ho da fine gennaio e è veramente un bellissimo prodotto che mi durerà ancora tutto il prossimo anno sicuro. Li metto qua perché non vorrei sporcare il divano.
Arriviamo ai gel detergenti veri e propri, poi passiamo alla mousse. Allora, gel detergente che mi sta per terminare, che ce l'ho già da un po' in utilizzo, è questo dell'Occitane. Voi lo troverete forse diverso qua, soprattutto nella parte superiore, perché io l'avevo preso all'Outlet di Serravalle, forse era una rimanenza, non lo so. Comunque, un bellissimo pro. No, in realtà vedo in controluce che sono a metà, circa sono qua, no, quindi ce n'è ancora di prodotto. È un bellissimo gel detergente. Non mi viene la parola. Questo è meraviglioso, vorrei farvelo vedere. Mi sono anche portata qui questa perché poi mi servirà per la mousse. Ah, questa. Aspettate, l'ho messo bene, anche a volte. Ecco. Allora, è fatto così, come si dice? Madreperlato, ecco, non mi veniva la parola, diciamo. Fatto così, proprio sì, l'espressione lì, madreperlato, e dona una bellissima anche luminosità alla pelle. C'è anche proprio scritto Mousse Nettoyante Immaculate. Vabbè, insomma, questo leggete voi che è meglio, perché meglio che non legga in francese che non conosco. Quindi Illuminating Foaming Cleanser, quindi non è una mousse, una foaming come la intendiamo noi, però è un bellissimo gel detergente che fa anche una bella schiuma. Bellissimo questo, un bellissimo prodotto, mi sta piacendo tantissimo. Poi un altro gel detergente che sto utilizzando e che è Amore Origins, ma ve ne ho parlato, che è questo cremoso, sembra una, cioè fa una bella cremina ed è bello, bello, bello. Stupendo, anche questo lo sto finendo, ma in effetti non è tanto grande. Questo costa, mi sembra, 19,99, una cosa del genere. Poi gli ultimi due sono loro, che li sto ogni tanto utilizzando, ora non sempre, 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 però sono ottimi. Questo è alla mela cotogna Skin Foodies di Sien, era una limited edition, un gel detergente micellare per il viso, con più del 90% di ingredienti di origine naturale, con la mela cotogna, alla mela cotogna, esatto, per le pelli secche e sensibili, ottima, mi piace, molto delicata, fa un po' di schiuma ma non in modo eccessivo, e anche questa mi piace, ogni tanto la utilizzo, fa una bella esfoliazione sulla pelle, ma molto delicata e soffice. È un gel esfoliante per il viso, vegan friendly, tra l'altro, al cocco, con più del 95% di ingredienti di origine naturale, e questo è per pelli normali, grasse miste, ma non c'è nessun problema perché lo sto utilizzando io, quindi va benissimo e lo continuerò a utilizzare anche questa estate. Arriviamo agli ultimi due prodotti, che sono questo che avete visto che ho comprato abbastanza di recente, che lo inserirò poi nella routine primaverile estiva, ma lo sto ancora, cioè l'ho già inserito, volevo dire, perché lo sto già un po' utilizzando, infatti. È un di Rock, l'ho trovato in farmacia, però l'ho preso su Amazon. È un gel detergente Eclat, perché contiene la vitamina C, e devo dire che è ottimo. So che molti di voi l'hanno già utilizzato, mi hanno detto che si trovano benissimo, e in effetti è così, mi sto trovando bene. Arriviamo alla mousse. Oh, quale mousse sto utilizzando? Perché ho terminato la mia fantastica di Delidea, che però so che non si trova con molta facilità. Comunque, archiviata la mousse di Delidea, sto utilizzando questa di Cattier, anche questa tra l'altro l'ho presa su Amazon, meravigliosa. Beh, Cattier mi piace tanto come brand, questa è una mousse delicata per le pelli normali, secche e sensibili, molto delicata secondo me, contiene la rosa, contiene il fiordaliso, è bicertificata e bella bella bella, fa una bella, è una bella schiuma, una bella mousse, nel senso che quando viene erogata è proprio bella e rimane anche bella così, no? Consistente, non si sfalda troppo. La utilizzo spesso anche con i miei due dispositivi che mi sono stati inviati, che ero così tanto, come dire, contraria, no? A utilizzare, invece mi trovo molto bene. E arriviamo finalmente alla mousse. Come fare la mousse? Allora, se non cade qualcosa, non sono contenta. Ho preso
preso due contenitori vecchi, quindi di due mousse che ho terminato da tantissimo tempo e che ho amato molto, tra l'altro, perché appunto io tengo solo i prodotti terminati top. Allora, sono totalmente, cioè proprio non c'è più niente, ve lo dico, e anche qui ho tolto tutto nel tappo, insomma nel tappo nell'erogatore. Prendiamo questa che vi ho fatto vedere poc'anzi e ci mettiamo un'acqua micellare classica. Questa è quella di Balea, che non ho ancora utilizzato, l'ho presa adesso dalle scorte. Questa è quella con la rosa, sono curiosa di provare, ma ci metterò un po' a provarla perché adesso devo terminare quelli che ho in uso per le pelli secche e sensibili. Bene, allora adesso apriamo qui. Per fare la mousse cosa occorre? Un flacone vuoto come questo deve avere questo tipo di dispositivo, di questo di dispenser, insomma questa cosa qua, altrimenti non funziona. Ovvio. È tutto lì, quindi vado semplicemente a metterne un po'. Ovviamente la utilizzerò e non la vado a buttare, ok, ne ho messo un pochino, tanto da... Ok, mettiamo questo. Mettiamolo bene, il suo tappo. E voilà. Adesso con l'asciugamanino qua vado ad agitare fino a quando non si sente più. Non si sente più niente. Col tappo mi avvicino e vi faccio vedere. E voilà. Ora non è una mousse, vedo questa in particolare, dipende anche forse dalle acque micellari, molto consistente. Vedete che è molto un po' così. Però, insomma, dipende forse anche dalle acque micellari. Quindi spero di esservi stata utile, di avervi un po' spiegato meglio tutti i detergenti, gli struccanti che sto utilizzando, che ho utilizzato nell'ultimo mese, così più o meno. Vi aspetto qua sotto nei commenti, come sempre. Un bacio enorme e a domani!